L'allevamento della pecora in Brianza è stato spesso considerato come un fenomeno di importanza marginale. In effetti, esso ha avuto un rilievo economico secondario rispetto ad altre attività agricole e manifatturiere del nostro territorio e non ha raggiunto i livelli di incidenza sulla vita sociale che la pastorizia e la transumanza hanno in altre regioni d'Italia o della stessa Lombardia. Ciò è dipeso dal fatto che, per buona parte degli ultimi due secoli, proprietari terrieri e agricoltori hanno visto la presenza degli ovini e i suoi effetti come un danno per le coltivazioni. Eppure se ne parlava come di un male inevitabile, tollerato a motivo del gran bisogno che i nostri coloni hanno delle lane per vestirsi. Le due forme tradizionali di allevamento documentate nel territorio lecchese comasco erano, e in parte sono ancora, quella sedentaria, più comune e praticata dagli agricoltori con pochi capi, e quella itinerante, gestita da pastori con greggi consistenti di varie centinaia di pecore. La prima forma prevaleva di gran lunga e i suoi vantaggi possono essere così sintetizzati. Allevati in piccolo numero, gli ovini richiedono poca vigilanza e ricoveri precari, non patiscono le intemperie e si mostrano resistenti alle malattie endemiche, accontentandosi spesso di alimentarsi nei terreni incolti, un tempo assai rari, sui cigli delle strade e sulle sponde boscate dei corsi d'acqua. La pecora, d'altra parte, dava lana indispensabile all'abbigliamento dei coloni e a confezionare trapunte, cuscini, materassi. Forniva poi la carne degli agnelli, di cui cresceva la richiesta nei periodi pasquale e natalizio, e degli animali adulti, che in genere venivano macellati quando non erano più necessari alla riproduzione. Tutto questo faceva dire che se la capra è d'argento, la pecora è d'oro. Il latte, abbondante nei caprini, non lo era negli ovini, e perciò veniva in questo caso destinato esclusivamente al nutrimento degli agnelli, a differenza di quanto avviene in altre regioni con la produzione casearia. Il tipo di risorse fornito dalla pecora dipende anche dalle caratteristiche della razza che viene allevata. La brianzola, che i vecchi allevatori chiamano nostrana, era tenuta soprattutto come animale da carne, dato che in 15-16 mesi si riproduce due volte, con parti quasi sempre gemellari. È una pecora a taglia medio pesante, la testa è priva di lana fin dietro le orecchie ed è coperta da un pelo corto e lucido. Le orecchie sono pendenti ma non lunghe fino alla connessione delle labbra. Il corpo dell'animale è coperto di lana solo nella parte superiore. La pancia è priva della lana. Questa razza era ritenuta poco adatta alla vita nomade. Tutt'al più, le pecore venivano affidate nei mesi estivi dagli allevatori che ne avevano più capi ai pastori, diretti con i loro greggi in montagna. Certamente rendeva meno di altre razze per la lana, dato che il suo manto si dirada sotto la pancia e sul collo. Le pecore erano lasciate all'aperto per tutto l'anno e solo quando la neve era abbondante e veniva a mancare il pascolo, erano tenute in stalla, dove si nutrivano con fieno e acqua fino a che la stagione permetteva di farle uscire. L'alimentazione delle pecore era e continua ad essere costituita sostanzialmente da erba, integrata da un po' di sale ogni settimana, in autunno e in primavera, o ogni 10-15 giorni nelle altre stagioni, e da una adeguata dose di acqua, talvolta scarsa in alta montagna. In mancanza del sale, la pecora è presa, come dice il pastore, dalla brama, che la induce a leccare muri e a mangiare terra.
La lana della pecora era ricercata anche nella convinzione che servisse a curare la parotite. Quella dello scroto, in particolare, che era stata a contatto degli organi riproduttori dell'ariete, veniva impiegata per prevenire magicamente le conseguenze di una malattia giudicata rischiosa per la fertilità maschile. Quella non ci voleva lavata, ci voleva sporca, allora sì. Lei la mattina da dietro delle orecchie così e dopo ci mettevano su una binda e ci lasciavano su mare due, tre, quattro giorni fino che facevano più male. La lana tosata però serviva normalmente per fare imbottiture e una volta cardata e filata per fare capi di vestiario. La tosatura avveniva due volte l'anno, in marzo e in settembre, a partire dai 6 mesi dell'animale, utilizzando grosse cesoie a molla, acquistate sui mercati da venditori di utensili di metallo, ma anche le normali forbici da sarto. Questa operazione, che i piccoli allevatori compivano legando le zampe all'animale, seguiva regole calendariali dettate dalla tradizione. Si doveva tenere conto della fase lunare in corso e si tosava in luna calante se si voleva evitare che il vello ricrescesse rapidamente. C'erano poi giorni della settimana ritenuti preferibili per svolgere la tosatura. Secondo molti era importante che il nome del giorno non contenesse la lettera R. Altri lo facevano di venerdì, forse per ragioni magico-religiose. È certo comunque che si temeva per la resistenza della lana alle tarme. Con questo compito finiva il lavoro che generalmente spettava agli uomini. I mesi invernali, con la riduzione delle occupazioni in campagna, erano in prevalenza quelli in cui si lavorava la lana, nelle stalle, alla luce della lampada ad olio, dove il calore animale serviva a riscaldarsi. Erano esclusivamente le donne a preparare la materia prima e i vari capi di abbigliamento, calzettoni, guanti, berretti, farsetti senza maniche per gli uomini e sottovesti per le donne, utilizzando il filo lavorato a maglia con 4 grossi aghi. Se la lono, se la scarteggio, per farsi il minel, le fila. In queste immagini sono state ricostruite le operazioni della filatura tradizionale. Vediamo come si usava lo scardasso con cui si carda la lana, pettinandola finché si forma un fiocco morbido, e la rocca con il fuso, su cui sarà avvolto il filo. Sfizzi l'inchiesa e la resto fermo. Mi cerca di strusciare l'obese di nuovo. La serie suo filo. Alla fine della produzione del filo, deposta la rocca, la donna procedeva nell'opera di torsione con 2 fusi. Cui seguiva la binatura. Man mano che la lana filata aumenta di quantità e di peso, il fuso gira più facilmente. Alla fine del lavoro si avvolgeva la matassa su un aspo e solo dopo tale operazione si procedeva al lavaggio con acqua tiepida, ma comunque non troppo calda, perché questo aumenterebbe il rischio che le impurità si fissino alla fibra definitivamente e si rovini. È ormai assai raro trovare donne come questa che sanno ancora usare rocca e fusi, mentre più comune è la capacità di usare il più recente filatoio a pedale, una macchina di legno in cui il rocchetto che trascina il filo ruota in posizione orizzontale. Lo stesso apparecchio serve ad abbinare i fili,
montando due spole che girano contemporaneamente. Nel secondo dopoguerra, con il venir meno della produzione domestica degli abiti, questi attrezzi sono stati abbandonati e la lana di produzione locale ha perso il valore di un tempo. Oggi la tosatura si traduce in un costo per i pastori, che peraltro per la salute e il vigore delle pecore non possono trascurare questa operazione. Compiuta direttamente e a mano fino ad una quindicina di anni fa, viene oggi affidata da chi ha molti capi ad una squadra di specialisti che con la loro esperienza e l'attrezzatura elettrica compiono il lavoro con estrema rapidità. Ciò evita al gregge di interrompere troppo a lungo i normali ritmi alimentari e consente a tutti gli animali di trovarsi in condizioni di temperatura abbastanza omogenee. I quattro tosatori provengono dalla Val Camonica, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e dal Mantovano ed operano coadiuvati dai pastori e dai loro aiutanti. Il lavoro si interrompe solo per la pulizia e la sostituzione delle lame e dei pettini da parte degli specialisti o per qualche sorso d'acqua. Altri uomini si incaricano di raccogliere la lana in grandi sacchi cerati che, riempiti, peseranno fra i 50 e i 60 kg. La tosatura si svolge ad un ritmo molto sostenuto, tra le imprecazioni dei pastori ogni qualvolta la pecora fa resistenza alla trazione verso il tosatore e soprattutto nel momento di essere coricata sulla schiena. La velocità dell'operazione dipende dall'esperienza, dall'abilità personale e dalla resistenza fisica del tosatore. Il numero dei capi passati al rasoio viene registrato da un contatore manuale. Lo specialista più rapido tiene un ritmo di circa 30 capi all'ora, il meno esperto di 20, contro gli 8-9 animali di chi adopera le cesoie a mano. Gli agnelli cominciano ad essere tosati attorno all'età di 7-8 mesi, quando non patiscono lo sbalzo di temperatura corporea che ne consegue. Le pecore appena tosate tendono ad allontanarsi con qualche salto ed ogni tanto qualcuna sfugge dal recinto. Specie nelle prime fasi si cerca di riprenderla affinché le altre non la seguano attratte dai suoi belati. Questa tendenza gregaria si nota anche quando si trasferisce il gregge dal pascolo al recinto. Il problema è far entrare la prima. Anche una capra può fungere da capobranco e i pastori ne tengono qualcuna nel gregge per questo scopo, ritenendola più intelligente e pronta a eseguire i comandi dell'allevatore, oltre che per poter nutrire gli agnelli che le madri non riescono ad allattare. Anche nelle fasi di avvicinamento al recinto si nota il ruolo fondamentale del cane addestrato per seguire gli ordini del pastore e spingere il gregge e i suoi elementi meno disciplinati verso la direzione richiesta dall'uomo. Nel corso degli spostamenti si fa uso di richiami e di comandi gridati al cane, di fischi e di segnali sonori indirizzati alle pecore. Vai, amor!
L'addestramento di un cane pastore dura 4-5 anni. Spesso si tratta di figli di un animale che aveva già svolto questo compito e i più abili sono in grado anche di badare a varie centinaia di pecore da soli. Momenti di socializzazione come quello della tosatura sono abbastanza rari nella vita del pastore, che vive nell'isolamento buona parte del suo tempo spostandosi alla ricerca del pascolo. I pastori in realtà organizzano il loro lavoro almeno in coppia, riunendo un grande gregge all'interno del quale la proprietà dei capi è segnalata con la coda mozzata o incisioni di forma differente sul profilo dell'orecchio. Si lavora insieme per far fronte ad eventuali malattie del pastore o per brevi periodi di riposo, per la custodia notturna del gregge dai possibili furti, per occuparsi dei numerosi parti che richiedono il ricovero dei neonati non ancora in grado di seguire la madre in stalla per mezzo di jeep o di furgoni. Oltre ai veicoli motorizzati, può servire la tecnica tradizionale di trasporto su un asino munito di sacche, specie se non ci sono boschi da attraversare e se il numero degli agnellini è contenuto. Tra le occasioni di aggregazione ed impegno straordinario per i pastori ci sono i giorni dei controlli sanitari. Sono il dottor Fabrizio Galbiati, veterinario responsabile del servizio di sanità animale dell'ASL di Lecco, e qui con gli altri colleghi stiamo facendo il controllo sierologico per la brucellosi del gregge. Il controllo che viene fatto sulle gregge che effettuano la transumanza si fa due volte all'anno, una in primavera prima della salita e una in discesa dopo che demonticano. Si controllano tutti i capi sopra i 6 mesi, e si fa un controllo sierologico, quindi si preleva un campione di sangue per verificare la brucellosi. Contestualmente si verifica la presenza o meno della marca auricolare, in caso di carenza della stessa per riconoscere l'animale si applica una nuova marca e si registrano tutti i capi presenti per ogni allevamento che montica. Per queste giornate vengono coinvolti più veterinari in modo da procedere con velocità al prelievo di tutti i capi, poiché si tratta sempre di 800-1000, oggi per esempio sono oltre 1500 capi che verranno prelevati tutti in giornata. I pastori che praticano il pascolo vagante devono dormire presso il gregge per custodirlo anche nelle ore notturne da eventuali visitatori indesiderati. Oltre che dai furti, ci si deve guardare dagli animali predatori, come le volpi e i rapaci. In passato si stava sempre all'aperto, anche con la neve, coricandosi sopra un telo o un paio di coperte e riparandosi completamente sotto il lungo mantello nero di lana. Qualche pastore usava un fascio di legna o delle stoppie invece del materasso, e dal giovane intenzionato a fare questo mestiere, i vecchi dicevano per tempo che se si vuole fare il pastore si può vendere il letto. Un tempo non esistevano neppure i recinti mobili di nylon in cui corre un filo elettrico a bassa tensione e perciò era più problematico custodire gli animali, specialmente di notte. La tecnica usata in passato per non far allontanare le pecore dal pastore era quella di far fermare il gregge in un prato durante la giornata e fare urinare le pecore in modo che potessero riconoscere il loro territorio. Inoltre il pastore aveva l'accortezza di fermarsi in un luogo elevato per evitare di assecondare la propensione naturale degli ovini a muoversi verso l'alto e quindi ad allontanarsi. Oggi non si dorme più all'aperto,
si adopera la roulotte o nei mesi estivi una casa affittata appositamente in montagna, invece di una baita molto più rustica, abbastanza vicina anche ai pascoli di erbe dure e rase, liberi dalla concorrenza dei bovini. Oggi i proprietari più disponibili ad ospitare il gregge in cambio di qualche agnello sono quelli che ricavano dal suo passaggio una pulizia del terreno, che altrimenti toccherebbe all'uomo. Perciò, negli ultimi anni, vari enti pubblici stanno promuovendo l'allevamento ovino come strumento di tutela del territorio, in particolare di quelle zone che l'agricoltura ha abbandonato in montagna e in collina. In generale, però, con la bella stagione e l'inizio della crescita dell'erba, alle pecore non rimangono che il sottobosco, le radure, le rive dei torrenti e dei fiumi, evitando anche le zone dove vige un regime di flora protetta, in attesa di raggiungere i pascoli montani. La professione del pastore, esclusivamente maschile fino a pochi anni fa, complicava i rapporti tra i coniugi. Allora mio marito stava 8-15 giorni con forma da leva, insomma. Da zona. E poi per la bambina mi arrangiavo da sola, basta che mi portava a casa i soldi. La scelta di questo mestiere avveniva all'interno di una tradizione familiare consolidata, tra persone con un'autentica passione per la vita all'aperto, al seguito degli animali e con meno vincoli sociali di quelli a cui sono soggetti i lavoratori sedentari. I pastori più giovani di oggi, in effetti, sono sempre eredi o parenti prossimi di altri pastori o allevatori, di cui conservano le conoscenze e talora persino l'abbigliamento, anche se quasi tutti sono passati da un lavoro nell'industria o nei servizi, quando le richieste di carne ovina e di lana locale sono entrate in crisi. Da alcuni anni però si sono aperte nuove prospettive economicamente interessanti per il settore. Grazie ai controlli sanitari siamo in grado anche di stimare la quantità di animali allevati nella provincia di Lecco. Nel 2000 sono stati controllati 10.173 ovini al di sopra dei 6 mesi, con un incremento di oltre il 10% dal 1997. Questo dato fa ritenere che la presenza complessiva di pecore, agnelli e arieti sia di circa 20.000 capi, contro le 16.000 unità di tutta la vecchia provincia di Como al censimento 1982. Nel secondo dopoguerra, in effetti, ci sono state due fasi di crescita della domanda e perciò di incentivo per la professione pastorale. Gli anni 70, con una forte immigrazione dalle regioni del centro-sud e delle isole, dove la carne di pecora e di agnello fa parte dell'alimentazione tradizionale. E gli anni 90, per l'arrivo di un numero crescente di consumatori dall'Africa e dall'Asia, in particolare dai paesi di religione islamica, che richiedono i vari tagli di carne ovina. Perciò i pastori scelgono soprattutto le razze biellese e bergamasca, spesso incrociate tra loro, particolarmente redditizie per la produzione di carne. La brianzola, d'altra parte, si conserva con altre pecore presso alcuni allevatori di estrazione contadina. Le prescrizioni dettate dalla fede musulmana prevedono che l'animale, per essere mangiabile, sia ucciso con il totale dissanguamento e in modo che soffra il meno possibile. Per questo si procede al taglio della gola, che avviene mentre si pronuncia il nome di Allah e si rivolge alla bestia in direzione della Mecca. Questo ha fatto sì che alcuni allevatori abbiano deciso di affidare la macellazione degli ovini ad una persona di fede musulmana per soddisfare le esigenze dei consumatori che aderiscono alla stessa religione. In effetti, chi compra carne dai pastori è più sicuro di mangiare un animale consentito, magari sacrificato secondo il rituale prescritto, di quanto non avvenga acquistando carne confezionata.
Dopo la macellazione, le pelli vengono conservate mediante salatura, in attesa della vendita per la lavorazione. Oggi, per le pecore allevate in Brianza, le mete principali della monticazione sono il Cornizzolo, il Pizzo di Erna sul Resegone, i monti di Primaluna, di Introbio e di Premana in Valsassina e soprattutto i pascoli orientali delle Grigne. In quest'ultimo caso, il percorso tradizionale seguito dai pastori passa dalla Valcava, dalla Valle Imagna, per arrivare a Pialleral, nel comune di Pasturo, attraverso una sosta prolungata sotto il Resegone. La marcia di trasferimento che incomincia i primi giorni di maggio prevede il passaggio dell'Adda su uno dei ponti stradali. Nelle ore precedenti l'alba il traffico è più scarso e il gregge rappresenta un ostacolo più sopportabile per i veicoli a motore. Il passaggio dai centri urbani più importanti resta comunque uno dei momenti più rischiosi e impegnativi per il pastore e per i suoi animali. Dalla città si sale ad una quota di 800-1000 metri, dove il gregge rimarrà per 15-20 giorni, spostandosi poi per un altro mese ad un'altitudine di circa 1300-1400 metri, seguendo la crescita dell'erba e della temperatura. Per la fine di giugno le pecore arrivano ai pascoli di alta montagna, dove resteranno per 2 mesi, riprendendo la discesa lungo gli stessi itinerari e con le stesse interruzioni, anche in relazione all'andamento meteorologico della stagione. Negli ultimi anni, l'interesse per l'allevamento ovino nel Lecchese ha portato alcuni appassionati allevatori a riunirsi in associazione e con la comunità montana dell'Ario Orientale a realizzare un piano di studio, di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione della pecora di razza brianzola. Nel novembre del 2001 questa razza popolazione è stata riconosciuta dalla Commissione Tecnica Centrale della Sonapa di Roma per l'istituzione di un registro genealogico e per l'ammissione della brianzola ai contributi della CEE, riservati alle razze in via di estinzione per la loro salvaguardia genetica.